Salve a tutti, avrete notato che stavolta siamo partiti al contrario, siamo partiti con l'opera che dovremmo realizzare, diciamo già abbozzata digitalmente e da dove l'abbiamo presa, per poi andare a esplicare come siamo riusciti a manipolare quell'immagine che abbiamo congelato di quel filmato per arrivare a quella finita che poi dovremmo realizzare su questa tela. Dobbiamo realizzare un 75% in acrilico, il viso con molta probabilità lo realizzeremo ad olio perché necessitano delle sfumature che con l'acrilico vengono male, quindi diciamo che quest'opera sarà un'opera mista. E esplicheremo nella seconda parte, nella prima parte ci occuperemo della parte digitale con la quale siamo arrivati a quell'immagine finale che avete visto, e nella seconda parte invece vedremo la sua realizzazione, cioè la realizzazione vera e propria quando la riportiamo su supporto. È un supporto in legno multistrato con uno strato di pittura acrilica bianca passata come sottofondo dall'uno e dall'altro lato, i bordi sono ripassati pure in acrilico e su questo supporto di spessore circa 9 mm, 10 mm dovremmo realizzare l'opera. In pratica noi artisti, quando riprendiamo un soggetto dal vero, non facciamo altro che congelare un attimo di quello che noi chiamiamo presente, che non è altro che lo scorrere del tempo. Il presente non è mai fermo, lascia dei fotogrammi nel passato per proiettarsi verso il futuro, quindi diciamo che è come la testina di un registratore o di un video che va a registrare attimo per attimo quello che noi chiamiamo presente. Ciascuno di noi cerca di riassumere questa azione in un solo fotogramma e quello è appunto il riassunto che ci facciamo se si tratta di una persona, di come dovrebbe essere, di come ci piacerebbe che venga rappresentata la sua, in questo caso, arte, o nel caso di un paesaggio, determinati giochi di luce che avvengono solo in determinati momenti della giornata. E diciamo che tutto viene lasciato all'interpretazione dell'artista. Per me questa posizione plastica di questa pianista, di Nuna, è il riassunto di quello che mi piacerebbe che lei fosse. E nel caso specifico, questa immagine è stata presa da un filmato YouTube dell'amica Sangha Nuna, che si esibisce all'interno di YouTube, e questi filmati sono parte integrante dei miei, in quanto mi danno la possibilità di poter mettere delle colonne sonore inedite dietro sua autorizzazione. E quindi diciamo che il filmato, uno dei filmati che mi è piaciuto di più è stato questo. Perché? Perché ha una figura e un tipo di vestito e si esibì, e ci sono delle movenze particolari che mi hanno consentito di isolare un'immagine secondo quello che è il mio gusto che rappresenta quest'artista. Cioè, secondo me, questa immagine in questa posizione plastica, nel corso dell'esecuzione di questo pezzo e per come si presenta l'artista, per me lo rappresenta. Quindi ho congelato quest'istante perché vedo un qualcosa di artisticamente valido. Una volta acquisita l'immagine, la portiamo in un programma di fotoritocco. Io, per isolare questa immagine, come vedete, utilizzo un programma che si chiama VLC. VLC è un programma che mi consente, a livello di player, di poter visualizzare il video anche fotogramma per fotogramma, e ha delle caratteristiche che mi consentono anche di trasformarlo, questo video, di se è in MP4 di passarlo in altro tipo di formato. Diciamo che è un programma tra i programmi gratuiti e free, tra i più performanti. Da questo programma ho estrapolato l'immagine che poi mi servirà per l'elaborazione, con un dump dello schermo. Io, come vi dicevo, utilizzo
esclusivamente GNU Linux come sistema operativo e i pacchetti che vi girano all'interno. Per fare il dump dello schermo utilizzo un programma che mi consente sia di ritagliarmi o fare o realizzare l'acquisizione di tutto lo schermo o di parte di esso, e all'interno dello stesso programma posso effettuare delle piccole modifiche, mettere delle frecce o schiarire, sbiadire, eccetera eccetera, e poi risalvare di nuovo l'immagine. Questo pacchetto si chiama, spero di pronunciarlo giusto, comunque lo trovate nei sottotitoli, si chiama Shooter. Una volta acquisita l'immagine passo ad un programma di fotoritocco. Questo pacchetto che utilizzo sempre all'interno di GNU Linux, ma vi informo che questo pacchetto è anche disponibile su piattaforma Mac e su piattaforma Windows, si chiama GIMP. Diciamo che è un pacchetto veramente molto ma molto completo, con un manuale online in italiano e in altre lingue, da cui si può apprendere con una curva molto veloce quelle che sono le caratteristiche di base di questo programma, e vi garantisco che si può fare di tutto. Io arrivo pure alla stampa in digitale, cioè all'immagine finale in CMYK da inviare ai centri di stampa e passare poi al cartaceo. Quindi diciamo che per quanto mi riguarda è un programma molto completo. Come si procede all'interno di questo programma? La prima cosa che faccio è trasformarmi, duplicare l'immagine che ho acquisito. Da qui effetto due duplicati, uno a colori e uno in bianco e nero. Quello in bianco e nero mi serve soprattutto per andare ad individuare le linee di passaggio delle sfumature, perché vi ricordo che i lavori che faccio io sono di scomposizione cromatica. Quindi non utilizzo sfumature, ma utilizzo passaggi molto bruschi da un chiaro ad uno scuro. Può sembrare una agevolazione, ma vi garantisco che si impazzisce alcune volte, perché non si riesce a rendere l'immagine solo con una linea di passaggio di quelle che sono le sfumature tra il chiaro e lo scuro, e non si riesce ad avere un qualcosa che funzioni a livello visivo abbastanza bene. Detto questo e fatto questo, individuate diciamo questi passaggi, poi inserisco degli inserti con i colori primari. Mi esporto l'immagine in PNG e me la acquisisco all'interno di un altro pacchetto che si chiama Inkscape. Questo pacchetto è un vettoriale, è un pacchetto parecchio complesso e parecchio completo, anche questo con una curva di apprendimento molto veloce. Posso utilizzare dei layer, e diciamo che questo pacchetto mi serve per l'impaginazione, cioè per far rientrare questa immagine all'interno del quadro che io poi dovrò andare a realizzare. Quindi se devo mettere questa immagine all'interno di un 75%, anche se diciamo il ritaglio dell'immagine me lo posso fare su GIMP, il vero e proprio lavoro di inquadratura di questa immagine me lo faccio su Inkscape, e poi vado ad inserire all'interno la mia immagine, quindi la posso ritagliare. Quando poi esporto la pagina, quindi esporto quella tavola che mi sono andato a ritagliare, e quindi vedrò esclusivamente il pezzo, la porzione che è inserita all'interno di quella tavola. Ma non solo questo mi consente anche, questo pacchetto mi consente anche di inserire quegli inserti che voi vedete generalmente, che sono quei rettangoli, quelle linee. Questo diciamo che non ha assolutamente valenza per poi la realizzazione, per la successiva realizzazione dell'opera, perché nel momento in cui li mettete su tavola, alcune volte capita che il lavoro che avete fatto a livello digitale, per una questione di miscelazione dei colori o di immagine visiva dal vero, non sarete soddisfatti di quel lavoro che avete fatto a livello digitale e lo cambierete per l'ennesima volta durante la realizzazione. A me capita spesso.
Come al solito, se vi è piaciuto il mio filmato lasciatemi un like, se volete vi potete registrare al canale di Sangha Nuna, la pianista di cui stiamo facendo l'opera, perché è una pianista fantastica, magari vi ascoltate qualche sua esibizione perché sono molto bene, e non tralasciate di iscrivervi ai miei canali social, questo YouTube, ho anche una pagina Facebook, una Twitter e una Instagram. Vi saluto, vi abbraccio e vi rimando al prossimo video.